Fuori pericolo il bambino colpito da meningite, decisiva la diagnosi dei pediatri dell'ospedale Santo Stefano. Nuovo numero unico CUP, parte la fase sperimentale, ecco cosa cambia a partire da oggi. Violenza sulle donne, in crescita le vittime che chiedono aiuto a Prato, le iniziative per la giornata di sensibilizzazione. La nuova biblioteca Lazzarini festeggia 10 anni, domani apertura straordinaria, eventi, ospiti d'eccezione. Una buona serata e ben ritrovati a tutti voi dal nostro telegiornale. È fuori pericolo il bambino di 3 anni colpito da meningite. Decisiva la diagnosi precoce effettuata dai pediatri dell'ospedale Santo Stefano. Il piccolo non era stato vaccinato. Sentiamo i dettagli. È fuori pericolo il bambino di 3 anni colpito da meningite di tipo B. Il piccolo è tuttora ricoverato presso l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, ma le sue condizioni sono migliorate e i medici stamani hanno sciolto la prognosi. Decisiva si è rivelata la diagnosi fatta dai pediatri dell'ospedale di Prato, dove il bambino è stato portato dai genitori nel tardo pomeriggio di giovedì, dopo che il piccolo aveva accusato febbre e vomito. Sintomi piuttosto comuni alla normale influenza, una visita più approfondita ha consentito di rilevare alcune lievi lesioni cutanee sul tronco del bambino, segni che hanno spinto i medici a compiere accertamenti ematici e biologici che hanno confermato la diagnosi di meningite. Il bambino, appartenente ad una famiglia nomade di passaggio a Prato, non era stato vaccinato e non frequenta alcun istituto di infanzia. Sono state circa 40 le persone, piccoli pazienti di pediatria, operatori sanitari e familiari, sottoposti a profilassi per evitare il rischio di contagio. Parliamo ancora di sanità. È attivo in via sperimentale il nuovo numero unico del CUP. Vediamo cosa cambia. È attivo da oggi lo 055 54 54 54, il nuovo numero unico di call center del CUP per Empoli, Prato, Pistoia e Firenze. Una rivoluzione annunciata da tempo che punta a uniformare procedure e tempi di accesso, ma attenzione, per il momento il numero è funzionante in via sperimentale per il servizio di ufficio relazioni con il pubblico. Solo prossimamente sarà operativo anche per visite ed esami da tutti i territori dell'azienda USL Toscana Centro. Le informazioni che si possono richiedere da oggi, premendo il tasto 1, sono quelle di servizio a cui risponde l'URP, relative cioè alla scelta o al cambio di medico o di pediatra, alle modalità di pagamento del ticket, alle attività e alle prestazioni erogate dall'azienda. Il numero è attivo da lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.30 e il sabato dalle 7.45 alle 12.30. Le possibilità offerte dal nuovo numero unico saranno gradualmente implementate con gli altri servizi, tra cui quello di prenotazione, annullamento o spostamento di prestazioni sanitarie. Per queste l'utente dovrà continuare per il momento, lo ripetiamo, a rivolgersi ai vecchi numeri CUP. Il passaggio sarà ad ogni modo per step, anche i vecchi numeri URP continueranno ad essere funzionanti durante tutto l'arco della sperimentazione, ma solo per informare il cittadino delle modalità per collegarsi al nuovo numero unico 055 54 54 54. Il sistema rimane alternativo alla prenotazione di visite ed esami presso gli sportelli CUP dei presidi territoriali, degli ospedali e nelle farmacie. Voltiamo pagina, vigili di quartiere in pianta stabile al macrolotto zero. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale. A dirlo l'assessore alla Polizia Municipale Flora Leoni, ospite ieri sera del settimanale di attualità Parliamoci Chiaro. Leoni ha assicurato inoltre che a breve partiranno le multe contro l'abbandono dei rifiuti. Intanto il presidente del comitato macrolotto zero, Bruno Gualtieri, torna a chiedere l'installazione di telecamere nella zona. Al dibattito hanno preso parte anche i consiglieri comunali, Lorenzo Tinagli del PD e Leonardo Soldi della Lega. Vediamo alcuni passaggi della trasmissione. Il problema si risolve, a mio avviso, sempre con il solito sistema. Facciamo un esperimento, visto che siamo nel terzo millennio, e cominciamo a mettere sotto sorveglianza alcune strade particolarmente, diciamo, ingestibili sotto tutto il punto di vista. Il presidio costante, certo non possiamo mettere una macchina fissa lì con dei vigili, ma una videosorveglianza che gestisce il quartiere in una maniera organica, quindi che non ci sarà domani, mi auguro, con la videosorveglianza nessun luogo franco, perché se c'è un luogo franco lì c'è la delinquenza. E chiama degrado. Non ho una
una visione positiva delle telecamere come centro di controllo, perché hanno purtroppo, poi si fa prima a dire meglio bene le telecamere, mettiamo le telecamere, poi le telecamere hanno dei costi particolari e soprattutto dobbiamo anche pensare che non riescono purtroppo a monitorare tutto. Io credo che l'intervento debba essere principalmente di tipo culturale. Lasciatemelo dire, insomma, avere fatta questo pattugliamento e non aver provato a fare delle multe per reati ambientali quando le pattuglie municipali le potevano fare, non mi sembra fatto bene. Poi se non c'è stata la flagranza, allora vuol dire che non ci sarà forse nemmeno dopo la flagranza di reato, e mi torna quanto dice il Presidente, cioè che ci vogliono altri mezzi. Per il momento sono state svolte anche attività di indagine, anche con l'ausilio di altri residenti della zona, e probabilmente si concretizzeranno molto presto anche le attività sanzionatorie. D'altronde il potere d'accertamento, secondo la 689 dell'81, prevede una possibilità di elevare le sanzioni entro 90 giorni dal momento dell'accertamento, quindi siamo sempre assolutamente attenti. Dunque scatteranno anche le multe sull'abbandono dei rifiuti? Assolutamente sì. Al Macrolotto Zero rimarranno fino a quando? Io spero che possano rimanere come vuole come il presidio Macrolotto Zero, che deve essere assolutamente accontentato. Grazie. Sì. Un presidio, una costante sul territorio. A 4 anni di distanza dal convegno ecclesiale di Firenze, le chiese della Toscana si ritrovano per rileggere il discorso di Papa Francesco. Sarà un momento di incontro e confronto per scrivere un nuovo cammino di impegno culturale e di lettura del nostro tempo. Umiltà, disinteresse, beatitudine. Questi i tre tratti che voglio oggi presentare alla vostra meditazione sull'umanesimo cristiano. Sono le tre parole chiave intorno a cui si snoda il convegno in programma domani alla Facoltà Teologica dell'Italia Centrale a Firenze. L'iniziativa promossa dalla Commissione per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Toscana a 4 anni dalla celebrazione del convegno ecclesiale di Firenze è riservata a circa 150 delegati delle diocesi toscane e intende rileggere proprio i contenuti e le indicazioni di quell'incontro. In particolare il discorso di Papa Francesco per trovare indicazioni di lavoro per le chiese a livello di impegno culturale e di lettura del nostro tempo. A partire da queste tre parole, ripensare a questo discorso, provare a capire quanto lo abbiamo accolto e cosa possa significare farlo calare nella nostra vita. E la scelta di tenere il convegno alla Facoltà Teologica di Firenze non è casuale. Una comunità vivente nella quale viene fatta ricerca, viene impegnato l'intelligenza di tante persone per cercare di dare risposte nella luce del Vangelo alle sfide della cultura, delle necessità della società contemporanea. Il convegno inizia con i video saluti del Cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e nel corso della giornata sono previsti interventi del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e del teologo gesuita Christoph Theobald. Momento centrale saranno i 9 tavoli di lavoro creati per riflettere sulla rilevanza attuale delle chiese toscane nella cultura del territorio. Questa è una giornata che pensiamo potrebbe diventare anche un piccolo modello per un lavoro di approfondimento che è bello, che possiamo fare a livello anche della nostra regione. Parliamo adesso di violenza sulle donne, perché sono in crescita le vittime che chiedono aiuto a Prato e provincia. Tante le iniziative per la giornata internazionale di sensibilizzazione in programma lunedì 25 novembre. Sono in aumento i casi di donne vittime di maltrattamenti a Prato e provincia che si rivolgono al centro antiviolenza Lanara. 373 quelle seguite nell'anno in corso, a fronte delle 358 assistite nell'intero 2018. Un terzo di queste sono di nazionalità straniera, 2/3 sono italiane. Varia l'estrazione sociale e l'età di vittime aguzzini a testimoniare che il fenomeno delle violenze di genere è purtroppo trasversale.
I dati sono stati diffusi in occasione della presentazione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in programma lunedì prossimo, 25 novembre. Donne che possono rivolgersi a noi, chiedere aiuto, chiedere accompagnamento, sostegno legale, sostegno psicologico. I dati vanno letti sempre su due fronti. Da una parte un numero importante che ci porta di fronte a un problema importante e forte su questo territorio. Dall'altro è anche vero che i numeri si contano se il servizio c'è, se l'aiuto esiste e se la città e la rete di questa città, è una rete forte di intervento sull'antiviolenza, riesce a riconoscere e ad inviare. Numerosi a Prato e provincia gli eventi che si svolgeranno nel corso di un'intera settimana. Per due giorni il Castello dell'Imperatore sarà illuminato di arancione, il colore scelto per rappresentare la giornata. In programma poi lunedì pomeriggio alle 15.30 un flash mob in Piazza delle Carceri. A Montemurlo, in Sala Banti, è allestita la mostra Com'è rivestita? Contro gli stereotipi sulle vittime di stupro, in collaborazione con gli studenti del liceo artistico Brunelleschi. È una mostra sostanzialmente che vuole dare degli spunti di riflessione importanti contro gli stereotipi. Com'è rivestita? Perché è la domanda che principalmente viene fatta alle donne, purtroppo, che sono vittime di violenza. E quindi la mostra vuole essere una riflessione. Noi abbiamo voluto coinvolgere proprio i ragazzi del liceo Brunelleschi proprio per dare anche a loro la possibilità non solo di allestirla graficamente, sono stati bravissimi perché ogni vestito è diventato poi un'opera d'arte, diciamo così, però è stato importante in loro dare appunto la voglia di riflettere su questo argomento. Soprattutto sulla sensibilizzazione ai ragazzi, alle ragazze delle scuole per aiutarli anche a denunciare, perché spesso si trovano all'interno della violenza senza rendersene conto, come se le situazioni anche di linguaggio violento nei propri riguardi le considerassero normalità. È un percorso importante che va fatto perché i numeri sono in aumento. E subito dopo il telegiornale approfondiremo intorno alle 9 il fenomeno della violenza sulle donne. In studio la responsabile del centro antiviolenza Lanara, Francesca Ranaldi, che illustrerà i servizi di sostegno alle vittime e l'attività di prevenzione portata avanti sul nostro territorio. Nel Museo di San Domenico un convegno per parlare delle fondazioni di comunità. A Prato ne sta nascendo una alla quale hanno già aderito 51 realtà del territorio. Sentite. Ascoltare le esperienze già esistenti per prendere spunto in vista della prossima creazione della Fondazione di Comunità Pratese. Questa mattina nel Museo di San Domenico si è tenuto il convegno sul welfare di comunità nell'area pratese, nel corso del quale sono state raccontate le storie e i progetti di altre fondazioni attive da tempo. Tra i relatori c'era Gaetano Giunta, segretario della Fondazione di Comunità di Messina, un'esperienza che in questi anni ha dato corpo a molti progetti attraverso un'agenzia di sviluppo di economia solidale che ha promosso oltre 100 imprese, tra cui il birrificio Messina, rinato grazie all'impegno di 15 lavoratori che erano stati licenziati. Può essere una scelta vincente perché le comunità hanno bisogno di nuclei, come posso dire, di condensazione della coesione sociale del territorio. Certamente la coesione sociale è un presupposto per lo sviluppo, ma non nel suo complesso, ma anche economico. E quindi avere delle realtà, mi viene da dire terze, di terzo non c'è nulla nel mondo, ma per capire, diciamo, che sono pienamente ed esclusivamente al servizio dello sviluppo territoriale ha un'importanza decisiva in questa fase storica. Al convegno ha preso parte anche Carola Carazzone, segretario generale di Assifero, l'associazione italiana delle fondazioni ed enti della filantropia istituzionale. In Italia sono 37 le fondazioni di comunità che hanno erogato 280 milioni di euro sul territorio in 26.000 progetti. A Prato la nascente fondazione può già contare sull'adesione di 51 realtà. È entusiasmante, veramente bello quello che sta avvenendo non soltanto in Italia, ma in Europa, con questo movimento delle fondazioni di comunità che crescono veramente in termini di quantità, di numero, ma anche di qualità. È proprio un invertire le dinamiche fra donatori e beneficiari all'interno di una comunità, avere una visione di lunghissimo periodo e partire proprio dagli asset, dal patrimonio che è la comunità e non soltanto dai bisogni. La nuova Biblioteca Lazzarini festeggia 10 anni, domani apertura straordinaria, eventi e ospiti d'eccezione, i particolari nel servizio di Diletta Bezzi.
La Biblioteca Lazzarini festeggia insieme a tutti i cittadini i suoi primi 10 anni nella sede dell'ex Camp Olmi, con un'apertura straordinaria non stop dalle 9 alle 24 e un programma ricco di iniziative, musica, spettacoli, premiazioni, talk e poesie. L'appuntamento è per sabato 23 novembre. Si comincia nella hall d'ingresso alle 9 e un quarto con il risveglio yoga guidato da Francesca Donisi, seguito da una degustazione di tè e tisane. Tante le iniziative che scandiranno la giornata. Il programma completo è disponibile sul sito internet della Lazzarini. Da non perdere alle 16 in sala conferenze l'incontro con Gipi, il celebre artista e autore che ha elevato il linguaggio del fumetto alla più alta forma espressiva, che dialogherà con Daniele Caluri, uno dei fumettisti più riverenti d'Italia. Alle 17 si continua con il fumetto come linguaggio trasversale in una società multietnica con Lena Merei e Sergio Staino. Alle 20, dopo i saluti istituzionali, si prosegue con un ospite d'eccezione, la straordinaria artista Lina Sastri, che parlerà della sua brillante carriera di attrice ma anche della sua esperienza come scrittrice di racconti e poesie. L'intensa giornata si concluderà intorno alle 23.30 nella hall d'ingresso, dove il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore alla cultura Simone Mangani saranno presenti per il taglio della torta e il brindisi aperto a tutti. Sarà una giornata intera di festa il 23 di novembre e poi anche una nottata di festa con appuntamenti pensati per tutti i bambini da 0 a 99 anni, per tutti coloro che frequentano la biblioteca senza ovviamente distinzione di età. Inaugureremo poi il fontanello all'interno della Camp Olmi e saranno poi distribuite 1000 borracce ai frequentatori della biblioteca in omaggio a un indirizzo preciso del Consiglio Comunale che chiede che progressivamente l'ente locale, Comune di Prato, diventi plastic free. Quando posso mi fermo a Prato per ammirare Donatello, così Heike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, ospite d'eccezione dell'incontro organizzato ieri sera dal Rotary Club Filippo Lippi. Schmidt ha raccontato della sua passione per il pulpito del Duomo e anche del monastero di San Vincenzo, guardate. Ha raccontato nuovi uffizi, il grande cantiere finirà nel 2024, l'aumento vertiginoso dei visitatori, i nuovi progetti diffusi sul territorio. Heike Schmidt, da poco confermato al timone del più prestigioso museo italiano, è stato l'ospite d'onore della conviviale del Rotary Club Filippo Lippi, tenutasi ieri sera presso la limonaia di Villa Rospigliosi. Noi stasera daremo al direttore il massimo riconoscimento rotariano, che è appunto il Paul Harris, è il motivo dovuto al fatto che il direttore si è distinto veramente e ha contribuito alla crescita numerica dei visitatori e del successo delle gallerie degli Uffizi. Intervistato dal nostro direttore Gianni Rossi, il direttore della Galleria degli Uffizi ha parlato anche di Prato. Personalmente amo Donatello, che quindi questo senz'altro, non tutte le volte che entro in territorio pratese posso andare a vedere Donatello, ma ogni tanto sì, e quindi però comunque ci sono ricchezze altre ricchezze che vedo molto di rado, anzi era un privilegio di vedere di tutto, sono alcune delle opere sia tessili che anche, e quindi già nel Rinascimento inizia questa tradizione tessile, ma anche scultoria nel monastero di San Vincenzo di Prato. Siccome non sono una monaca, è veramente un'occasione molto molto rara. Ho potuto vederli più di una volta e di questo sono molto molto grato. Queste forse le cose più preziose, quelle che non sono accessibili normalmente, e quindi complimenti per questi tesori che qui da centinaia di anni tutelate e conservate per le future generazioni. Ultimo appuntamento questa sera alle 21.20 con Creazioni Urbane, Diario di una città. Il viaggio di TV Prato alla scoperta dei 19 progetti di rigenerazione urbana promossi da cittadini, associazioni e commercianti del territorio e finanziati dal Comune di Prato. Ospiti della puntata al sindaco Matteo Biffoni e i rappresentanti delle associazioni Cieli Aperti, Biribà, Il Cantuccino, Materia, Spazio Teatrale all'Incontro e Circolo La Libertà di Viaccia, che ci parleranno dei loro progetti.
Questo fine settimana in tutte le parrocchie gli incaricati del Sovvenire, il servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, ricorderanno l'importanza delle donazioni a favore del clero, uno strumento pensato per garantire a tutti i sacerdoti un adeguato sostentamento. Tra i toscani, i pratesi sono quelli che si impegnano di più nel sostegno dei propri sacerdoti. Anche nel 2018 la diocesi di Prato ha fatto registrare un incremento nel valore delle erogazioni liberali a sostegno del clero, un dato in controtendenza rispetto al risultato nazionale e regionale, dove purtroppo cala ancora il numero delle offerte deducibili destinate al sostentamento dei 27.000 sacerdoti italiani. Questo sistema, insieme alla firma del L'8 per 1000, è una delle due forme di sostegno alla Chiesa cattolica da parte dei cittadini ed è quella che richiede un atto di generosità maggiore perché consiste in un esborso personale di denaro. Tornando ai numeri, lo scorso anno a Prato sono state 638 le donazioni per i sacerdoti per un totale di circa 44.000 euro, mentre nell'anno precedente, il 2017, le offerte sono state leggermente di più, 642, ma la cifra complessiva era più bassa, 41.000 euro, e dunque nel 2018 c'è stato un incremento del 7%. Questo fine settimana in tutte le parrocchie gli incaricati del Sovvenire, il servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, ricorderanno l'importanza delle donazioni a favore del clero, uno strumento pensato per garantire a tutti i sacerdoti un adeguato sostentamento, anche perché è sempre bene ricordare che non è il Vaticano, come molti erroneamente pensano, a sostenere il clero, ma dovrebbero essere le erogazioni liberali dei fedeli. Fare la propria offerta è molto semplice, in ogni chiesa è possibile trovare i bollettini per il pagamento e se qualcuno non può andare in banca o alla posta può recarsi in sacrestia e lasciare la propria offerta a questo scopo. Ai donatori verrà rilasciata una ricevuta con la quale si potrà dedurre fiscalmente l'offerta versata. Donato alla questura un defibrillatore, sarà posizionato nell'ufficio immigrazione, luogo frequentato ogni giorno da centinaia di persone. Il Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio e la Onlus Regalami un Sorriso hanno donato alla questura un defibrillatore. L'apparecchio salvavita sarà posizionato all'interno dell'ufficio immigrazione, luogo frequentato ogni giorno da centinaia di persone. Avevamo questo locale dove praticamente riceviamo tutta l'utenza per la normativa sul soggiorno, che dista qualche metro dal posizionamento di quello principale dell'edificio, e quindi abbiamo destinato a questi locali l'uso esclusivo di questo defibrillatore che ci è stato donato. Per la Onlus Regalami un Sorriso la donazione di defibrillatori è una costante. Anche l'Ordine di San Giorgio ha già donato quest'anno 2 defibrillatori ai carabinieri alla mensa La Pira. 149 defibrillatori e soprattutto 11 persone salvate grazie a questa iniziativa. E questo vuol dire tanto ed è soprattutto grazie al buon cuore dei podisti che contribuiscono a dare questi denari. È il terzo defibrillatore che abbiamo donato sul territorio pratese. È un nostro progetto che rientra nel carcere cardioprotette. Prossimamente abbiamo anche in programma di effettuare un'altra donazione, sempre un altro defibrillatore, e cercare oggi di riuscire a salvare una vita per noi è veramente importante. Commissione Pari Opportunità di Montemurlo, un tavolo operativo formato da consiglieri comunali e da cittadine per promuovere iniziative e contrastare ogni forma di discriminazione sul territorio. La commissione si è rinnovata e noi siamo andati a conoscere i nuovi membri. Come amministrazione per noi le pari opportunità e i diritti sono aspetti fondamentali e quindi sono felice di poter aver firmato proprio in questi giorni il decreto per l'istituzione definitiva della commissione che lavorerà insieme all'amministrazione su questi temi così significativi. Si è rinnovata la Commissione Pari Opportunità del Comune di Montemurlo, che ha il compito di promuovere iniziative per la parità di genere e di contrastare forme di discriminazione multiple. 6 membri in totale, di cui 3 consiglieri comunali e 3 esterni. Elisa Chiappinelli, Sonia Lorenzini e Daniela Bagattini sono le componenti che si sono autocandidate, professioniste e mamme che hanno voluto mettersi a disposizione della cittadinanza. Sono segretario presso la FIDAPA di Montecatini Terme, che si occupa appunto di diritti delle bambine e delle donne nel mondo. Pensavo appunto che questo è una possibilità per mettere
appunto le mie competenze a servizio di Montemurlo. La presidente della commissione Amanda Ravagli, gli altri membri eletti dal Consiglio sono Simona Asper per la maggioranza e Angela Tortolano per l'opposizione. Tra i primi progetti quello di un censimento tra le aziende montemurlesi per capire quanti sono gli asili nido aziendali. Quello che mi interessa in questo momento è agevolare le giovani lavoratrici, le mamme giovani, e avere in qualche modo la possibilità di avere un asilo nido aziendale. Non necessariamente nell'industria dove lavori, nel posto di lavoro dove tu lavori, ma un asilo nido aziendale che possa riunire tante industrie. Praticamente gli impegni, diciamo così, istituzionali riguardano di solito il novembre, che è legato alla giornata sulla violenza sulle donne, e il marzo delle donne, diciamo così. Però come assessorato c'è la volontà, e anche lavorando appunto con la commissione che è appena stata istituita ufficialmente, quello di lavorare tutto l'anno su temi importanti. Il nuovo mondo di Paolo Sacchetti si conferma tra le migliori pasticcerie d'Italia. Il laboratorio di Via Garibaldi è stato premiato anche quest'anno dalla guida ai pasticceri e pasticcerie di Gambero Rosso con le tre torte. Riconoscimento attribuito soltanto a 23 insegne d'Italia. Il nuovo mondo si piazza al 10° posto, a pari merito con altre 3 pasticcerie, ed è l'unica a rappresentare la Toscana in questa speciale classifica. La guida raccoglie i migliori 580 indirizzi con voti indicati in centesimi, suddivisi tra pasticceria, servizio e ambiente. Conto alla rovescia per l'arrivo in città del celebre balletto di San Pietroburgo, che porterà in scena il Lago dei Cigni, ancora oggi uno dei più emozionanti tra i balletti classici. L'appuntamento è per venerdì 29 novembre alle ore 21 presso il Teatro Politeama. In scena l'incanto delle coreografie e dei costumi di uno dei corpi di ballo più famosi al mondo, il balletto di San Pietroburgo, con la partecipazione dei solisti del Teatro di San Pietroburgo. Le coreografie ricalcano quelle originali del 1895, mentre le scenografie si rifanno alla corte imperiale russa di quel periodo, inserendo realtà storica e fantasia gotica. Prevendita presso il botteghino del Politeama. Adesso cambiamo argomento. Cap Viaggi apre la propria sede di Via Vestri al pubblico. Domani dalle 15 alle 18 è in programma l'Open Day con la presentazione dei nuovi viaggi e l'estrazione di premi. Guardate. Nel 2020 con Cap Viaggi si potrà andare anche in Perù, in India, in Etiopia, in Cina, in Sudafrica e negli Stati Uniti. Cap Viaggi è infatti pronta a lanciare anche nuove mete a lungo raggio. Tutte le novità verranno presentate in anteprima domani, sabato 23 novembre, nel corso del secondo Open Day di Cap Viaggi, in programma dalle 15 alle 18 nella sede di Via Vestri 34. Saremo in compagnia delle nostre colleghe e dei nostri accompagnatori che ci parleranno e ci introdurranno i nostri viaggi, mete lungo raggio per la prossima programmazione 2020. Ci saranno tanti bei viaggi da presentare. Tutti i nostri viaggi lungo raggio saranno accompagnati dai nostri accompagnatori Cap Viaggi. Il cliente comodamente potrà partire in pullman da Prato, sarà accompagnato in aeroporto e sempre seguito appunto dal nostro accompagnatore, e farà, si spera, un bellissimo viaggio, una bellissima esperienza con Cap Viaggi. Durante il pomeriggio verranno quindi presentate in anteprima le nuove mete a lungo raggio. Tra le altre novità, chi prenoterà il Capodanno durante l'Open Day potrà ricevere in regalo un viaggio di un giorno. E intanto, a proposito di Natale e Capodanno, stanno andando a gonfie vele le prenotazioni per i mercatini di Natale, con oltre 2000 persone che saliranno sui bus di Cap Viaggi tra il 30 novembre e il 15 dicembre. Li portiamo in tutti i mercatini dell'Italia e dell'Europa. Abbiamo più di 2000 prenotazioni che dal 30 di novembre, da Merano a Bolzano, a Salerno, alla Costa Amalfitana, alle mete più classiche come il Vienna, l'Innsbruck, il Salisburgo, viaggeranno e vedranno mercatini sia in Italia che in Europa.
Mercatini di Natale alla Pieve di San Giusto. Il prossimo appuntamento è per domani in occasione della messa prefestiva delle ore 18 e domenica mattina dalle ore 9:30 in poi. Il ricavato dell'iniziativa, che verrà replicata al fine settimana successivo, sarà interamente devoluto alla parrocchia. E facciamo adesso una breve pausa, ma restate con noi, torniamo tra poco. Eccoci di nuovo qui, è il momento della nostra agenda con tutti gli appuntamenti. Fino a domenica al Teatro Metastasio lo spettacolo La Valle dell'Eden, regia di Antonio Latella. Domani alle 21 e domenica alle 16 al Teatro Politeama, Allegra era la vedova, one man show per una miliardaria, spettacolo con Gennaro Cannavacciulo. Domani dalle 9 alle 24, apertura straordinaria della Biblioteca Lazzarini per festeggiare i 10 anni della nuova sede con incontri, performance, musica e tante altre iniziative. Alle 10.30 alla Biblioteca del Seminario Vescovile, i segreti del Seminario Vescovile tra Biblioteca e Badia di San Fabiano, apertura straordinaria con visita guidata agli spazi della biblioteca e alla sua preziosa collezione, con possibilità di visitare anche l'antica Badia di San Fabiano. Alle 15 in Duomo, visita guidata all'antico organo rinascimentale nella Cappella del Sacro Cingolo, a cura degli Amici dei Musei. Alle 16.30 alla Biblioteca Roncioneana, presentazione del libro di poesia Ritratti di emozioni di Miriam Cinotti, conduce l'incontro Maddalena Ciambellotti. Alle 17 al Teatro Fabbrichino per la rassegna Metastasio Ragazzi, lo spettacolo Il Colore Rosa. Infine alle 21.15 al Teatro Borsi, i Masa cantano a teatro, spettacolo a cura del duo di Fidenza formato da Alessandro Basini e Andrea Dalla Giovanna. Ci colleghiamo con il Consorzio Lamma per le previsioni del meteo, a voi. Una buona serata dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Ecco la mappa delle pressioni al suolo previste per la giornata di domani, sabato. Bassa pressione sul Mediterraneo centro-occidentale che dà luogo a correnti sciroccali su tutte le regioni tirreniche, portando anche delle nubi e localmente delle piogge. Per quanto riguarda la nostra regione, domani sabato cielo nuvoloso o anche molto nuvoloso sia al mattino che al pomeriggio, quando le precipitazioni tenderanno a interessare non solo le zone costiere ma anche parte delle province centro-settentrionali. Per domani scirocco in ulteriore rinforzo fino a forte lungo la costa, moderato meridionale nelle zone dell'interno, al mare mari molto mossi, localmente agitati al largo, e temperature da segnalare per domani in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi, fino a portarsi su valori superiori rispetto alle medie del periodo. Infine un occhio anche alla giornata di domenica, i venti tenderanno a disporsi dai quadranti orientali, a rinforzare di grecale nella seconda parte della giornata, un cielo molto nuvoloso sia al mattino, qualche sporadica schiarita nel corso del pomeriggio, ma rimane ancora nuvoloso lungo la fascia appenninica dove ci attendiamo delle deboli precipitazioni. Temperature domenica sia nei valori minimi che nei valori massimi in diminuzione. Direi che con questo è veramente tutto, un saluto e a presto con gli aggiornamenti meteo a cura del Laboratorio Lamma. E noi ci fermiamo qui, l'informazione torna domani alle 13.45 con il TG del giorno. Grazie per essere stati con noi, vi lascio intorno alle 9. Arrivederci.